Legge. Legge qui. Questa è una lettera di un mio compagno, un po' sculè, che pu la sapere in te fuzzi, non calò. Legge. Su, legge qui. Legge. Nel sotterraneo siamo scesi in fila indiana, portando ciascuno un pagliericcio sulle spalle, polvere e odore vinoso del gesso. Bisognerà vivere qua dentro per tutto il tempo necessario. Qua sotto. Ceneri d'intonaco piovono dal soffitto che trema. Ad ogni boato sembra che s'apra. Qui quasi tutti hanno l'asma. E aspettiamo. Aspettiamo che la guerra finisca e che i tedeschi se ne vadano con le ginocchia contro i denti che pesano sul pavimento come piombo. Fuori un sole di gloria e di morte fa fumare le carogne. Volulati di bestie strozzate che salgono dolorose al cielo verso gli aerei a urlare di aspettare gli ultimi. Presto le donne, i vecchi, i bambini e le città evacuate si parlano con grida di terrore che pochi ascolteranno. Città dilaniate che, viste dall'alto, sembrano necropoli di ammassi scheletrici. Ed è così che noi restiamo nascosti. Nascosti e stretti tra noi. Tra noi ce n'è uno magrissimo, agli occhiali di ferro, è irritato
è infelice. Non sa più nulla dei suoi. È alla deriva, come noi tutti. E gli altri? Gli altri? Chiunque ti sia al fianco, in queste granulose penombre, sotto le feritoie dei tombini, non lo conosci neppure, ma lo riconosci ugualmente, per lo sgomento che ha impresso sul volto, è il tuo stesso medesimo sconforto. È tutto per questa guerra marcia che la follia fascista ha voluto. Di aver sentito l'eco di una paranza vesuviana, una di quelle bande popolari che vanno in giro con le tamburre per tramandare i canti di rivolta di quei ribelli che dai monti lottarono per la libertà della loro terra contro i re di Francia, di Spagna e di Savoia. E i libri di storia ancora li chiamano briganti. Ma che ci faccio qua?
E che sono sti panni che ho addosso? Maria. Forse Maria ne sa qualcosa. Io voglio capire. Io la vado a cacciare.